Innanzitutto un saluto cordiale a tutti, il mio è soltanto un saluto di presentazione ed è con vivo piacere che come direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, tra l'altro non da tanto tempo, appena 6 mesi, desidero dare e unirmi al saluto di benvenuto che già è stato fatto. Un saluto differente, anche un ringraziamento che esprimo unitamente a Luxi, Unione Cattolica della Stampa Italiana, del Lazio e insieme, a voi autorità convenute e anche agli ospiti che gentilmente questa mattina siete qui, a Monsignor Lino Fumagalli, nostro vescovo, al sindaco di Viterbo, all'onorevole Marini, presidente della provincia, e ai nostri relatori, dottor Giovanni Battista Brunori, del TG2, Monsignor Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice Vaticana, anche consulente dell'Uxi Lazio, e alla dottoressa Vania De Luca, presidente dell'Uxi Lazio. È ormai tradizione consolidata incontrarci per la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e scrittori cattolici. E il tema di questo incontro è la comunicazione della Chiesa a 50 anni dal Concilio Vaticano II. Giornalisti cattolici nell'era digitale. A 50 anni dal Concilio, il rapido sviluppo dei media e il crescente livello di interazione sociale impongono alla Chiesa di recuperare il vigore della Pentecoste, sapendo che solo se mossi dallo Spirito Santo sarà possibile incidere in maniera specifica nel vissuto di tutti i giorni, di comunicare all'interno della Chiesa e all'esterno, per parlare ed entrare in dialogo con il mondo. Gli operatori della comunicazione si trovano in prima linea nella missione della Chiesa, per dare voce a chi non ha voce, per dare spazio alle realtà dimenticate e per ricomporre una società frantumata. È un confronto difficile, per certi versi enorme, ma proprio per questo affascinante. Il Cardinale Ravasi, intervenuto ad una tavola rotonda recentemente, ha detto: c'è un futuro tutto da inventare, e invita gli operatori della comunicazione ad usare il linguaggio di Gesù, simbolico, narrativo, immagine, nel saper registrare la storia, essere nella storia e per rappresentare la realtà nella sua freschezza ricca di esperienza e di valori. Gli interventi di questa mattina sapranno sicuramente aiutarci a cogliere il messaggio e l'importanza della comunicazione e la riscoperta anche della rete, come veniva sottolineato anche poc'anzi, come spazio di nuova evangelizzazione della realtà ecclesiale, in sintonia con quanto anche il convegno della CEI, Testimoni Digitali, qualche anno fa ha intrapreso. Grazie e buonasera.